ultima parte di Polifemo dedicata alla giornata contro la violenza sulle donne. Si è celebrato a Taranto un apposito convegno patrocinato dalla consigliera di parità della provincia di Taranto, l'avvocato Gina Lupo. Vari i relatori che si sono succeduti negli interventi facendo riferimento ovviamente ai propri ambiti di competenza. La violenza sulle donne, una battaglia da portare avanti sempre e comunque senza se e senza ma. Avvocato Gina Lupo, consigliere di parità della provincia di Taranto, lei nel suo ruolo istituzionale ha voluto dare il suo contributo in questa battaglia di civiltà. È davvero incredibile che nel 2016 parliamo ancora di crimini di tal fatta, così efferati. La situazione di Taranto quanto appunto al fenomeno della violenza sulle donne e poi le tipologie di questa violenza. Non c'è solo la violenza fisica, ma ci sono violenze morali, psicologiche, ancora più subdole. Beh sì Luigi, abbiamo fatto vedere anche dei filmati e le statistiche, purtroppo Taranto non è libera da questi fenomeni, la città è stata anche molto duramente colpita sia recentemente che anche nel passato di morti tragiche di donne con i loro figli, anche lo voglio ricordare. È una violenza che attraversa tutta la penisola senza confini, non possiamo dire che è colpito più il nord o più il sud o qualunque comunità, una comunità particolare, questo vuol dire che non è legato alla città, agli usi di una città, alle abitudini, ma è legato ad un comportamento da parte dell'uomo che non riesce a sopportare il distacco, il no, il rifiuto, la separazione da parte di una donna che considera sua. Le varie forme, le tipologie di violenza. Della violenza fisica, che è quella che è più visibile, no? Perché i segni li lascia, ma quello che mi sta più a cuore è lanciare un messaggio a tutte le donne che magari ci stanno sentendo e che sono vittime proprio in questi giorni, sempre nella loro vita, di una violenza psicologica. La violenza psicologica ha tante sfaccettature e lo svalutare la anche in pubblico, sei grassa, non mi piaci, non vali niente, sono io che porto i soldi a casa. È ancora più grave in questa città attanagliata dalla crisi la violenza economica. Ci sono tante famiglie dove è monoreddito il reddito familiare, cioè solo il marito che magari porta il lavoro, che porta la retribuzione, che non la versa alla famiglia come un buon padre di famiglia farebbe perché la moglie possa attingere per i bisogni della famiglia, ma centellina il denaro, significa dare pochi soldi alla moglie. Parliamo di donne che nel 2016 hanno 20 euro la settimana, che con quei soldi devono fare la spesa, devono pensare alle loro esigenze, è un'umiliazione continua, è un'umiliazione insopportabile perché la donna deve chiedere per ogni cosa, è un controllo che non può essere consentito. Per concludere, la cultura, appunto, combattere il fenomeno della violenza sulle donne anche in tenera età. Oggi con i social si stanno scatenando fenomeni pericolosi, vedi il bullismo, alcuni adolescenti sono protagonisti di fenomeni di violenza, va stroncato alla radice il fenomeno. Guarda, noi a volte riusciamo ad arrivare al cuore di una donna convincendola a rivolgersi a uno studio legale perché possa dire basta ad un matrimonio che la costringe a queste umiliazioni, proprio facendo leva sul ruolo genitoriale. Noi facciamo capire alla donna che accettare questi soprusi, accettare queste umiliazioni significa anche lanciare un messaggio negativo alla propria figlia, magari una bambina che guarda la mamma che subisce in silenzio, e quindi dobbiamo insegnare alle nostre figlie a alzare la testa, a non permettere a nessuno di trattarci in questo modo, anche affrontando l'incognita di un domani, alle mamme dei figli maschi che spesso imitano inconsapevolmente i comportamenti sbagliati dei padri e quindi rispondono male alla mamma che è la prima donna femminile, la prima immagine femminile che trovano, però lo rifanno in classe con le compagne e poi lo rifaranno da adulti con le loro fidanzate o le loro mogli quando saranno uomini adulti. Quindi occorre intervenire dalla base, come ho detto, con un'opera di rieducazione al rispetto che parte dalla scuola elementare. La dottoressa Deborah Giorgi, presidente del Soroptimist Taranto, nonché organizzatrice di questo evento. Ecco, vediamo un po' la genesi di questa manifestazione.
come è nata questa idea. È un'iniziativa che certamente vede vari soggetti, ognuno, come dire, referente di un determinato ambito in questa lotta contro la violenza sulle donne. Sì, in effetti noi questa sera siamo qui per il 25 novembre, che è la giornata internazionale contro la violenza sulla donna, una data molto importante che noi del Soro Optimist International abbiamo sempre considerato, valutato e condiviso. Perché? Perché è una data che ricorda appunto efferati delitti di violenza che sono stati perpetrati ai danni della donna e che purtroppo oggi è condizione esistente. Ancora ieri, in effetti, in provincia di Monza, una donna di origine peruviana di 29 anni è stata assassinata. Pensiamo che in Italia quest'anno siamo già a 116 delitti. E siamo nel 2016, non nel Medioevo. Esatto, pensate che l'anno scorso i delitti in Italia sono stati 128, quindi significa che a novembre è un numero già altissimo. Cosa dirvi? La provincia di Taranto proprio l'anno scorso ha vissuto un momento veramente drammatico, proprio di violenza non solo nei confronti della donna ma anche nei confronti dei minori. Perché? Perché poi tra l'altro gli assassini dei minori vengono considerati in maniera laterale, quasi diciamo fossero meno importanti rispetto al femminicidio classico così chiamato. Ma pensate, in 15 anni noi abbiamo avuto minori, 1628 minori vittime di delitti che si sono consumati molto spesso nelle mura domestiche. Perché? Perché la violenza non è così lontana, molto spesso è molto più vicina, si consuma in famiglia, si consuma tra coniugi che non vanno d'accordo, tra coniugi che vengono respinti, quasi sempre uomini che diciamo, operano questi femminicidi e quindi queste violenze nei confronti delle donne. Professor Carmine Carlucci, presidente del Comitato per la Qualità della Vita, la necessità che questa cultura del rispetto delle donne e anche la cultura, la mentalità di denunciare eventuali sempre più frequenti vessazioni entrino proprio nella forma mentis. In questo senso l'impegno del Comitato attraverso un'opera appunto di sensibilizzazione nella società civile. Beh, un'opera che noi abbiamo iniziato dal 1990 istituendo la Mimosa d'Argento con riferimento all'8 marzo, ma un'opera che è continuata e continuiamo perché ogni giorno è 8 marzo, ogni giorno deve essere 25 novembre e lo facciamo ovviamente attraverso studi, ricerche che coinvolgano soprattutto gli studenti. Lo abbiamo fatto stamattina a Faggiano coinvolgendo gli studenti dell'Istituto Comprensivo di Faggiano e dell'Alberghiero di Pulsano ed è stata significativa la presenza anche del sindaco, della giunta e della componente della Commissione Parità della Regione, Antonella De Marco e tanti altri. Dobbiamo comprendere che solo seminando fra i giovani studenti la cultura della non violenza, di dire no alla violenza nei confronti delle donne, noi possiamo sperare di non leggere ogni giorno un femminicidio. Anna Maria Laneve, componente del Comitato per la Qualità della Vita, è una delle relatrici nell'incontro di questa sera. Analizziamo il percorso del Comitato, di cui lei appunto fa parte, nell'ambito di questa lotta alla violenza sulle donne. Niente, noi del Comitato siamo stati molto entusiasti di essere stati coinvolti in questo momento perché la violenza delle donne ha tante facce, non è soltanto la violenza che purtroppo colpisce e noi vediamo giornalmente sui giornali.
giornali e ascoltiamo dei telegiornali. Noi negli anni, fin dal 1994, abbiamo affrontato il discorso sulle donne, guardando il merito delle donne, e con il premio Mimosa del Cento abbiamo conferito diversi premi alle donne che si sono distinte nel mondo del lavoro e in particolare nella ricerca, e abbiamo anche però guardato le diverse forme di violenza. L'anno scorso, ad esempio, abbiamo parlato ampiamente di una pratica terribile che viene esercitata alle bambine, sulle bambine di soltanto 5 anni nel sud dell'Africa. L'infibulazione. E questa, infatti, abbiamo conferito il premio, non ricordo il nome per cui lo devo per forza leggere, a Sadia Abdi e a Edna Adam Ismail. Sadia Abdi è una giovane donna che si è opposta a questa pratica, riuscendo a convincere la madre che l'infibulazione non è certamente prevista dal Corano. Invece, per quanto riguarda il prossimo anno, abbiamo intenzione di continuare su questa linea e di conferire il premio a un rappresentante di un ente dell'ONU che è a Un Women, e ora vedremo un attimino come andremo a sviluppare questo discorso. Grazie. Dottor Ciro De Angelis, criminologo, con lei esaminiamo un po' l'iter criminis, come appunto si sviluppa questa idea proprio della violenza dall'origine fino appunto alla consumazione della stessa. In generale, gli uomini in quanto maschi ritengono di essere portatori di maggiori diritti, anche le persone più colte, le persone più istruite, le persone con un ceto sociale di tutto rispetto cadono in questa trappola, perché si è vittime di un retaggio culturale che fa sì che si creda che quello che per esempio per la donna è un grande privilegio sia un limite, la gravidanza. Pertanto questa grossa limitazione ha fatto sì che l'uomo ritenesse di dover gestire la vita propria e della donna. Di conseguenza, dall'antichità fino ad oggi, l'uomo, che è sempre stato anche portatore di una maggiore forza fisica, ha pensato che questo bastasse a ritenersi superiore. Di conseguenza, quando c'è una donna che non gli sta più bene o che gli fa un torto, finisce per considerarla non come un'altra persona a sua pari, ma come una proprietà, e quindi come un oggetto che va punito qualche volta se si è comportato male. Ecco che scattano le ritorsioni di natura fisica, psicologica, ricatti tipo quello di togliere i figli. Questo perché molte donne, come sta adesso intervenendo la dottoressa Gattolupo, nel tempo hanno investito moltissimo sul matrimonio, che vuol dire sostanzialmente dono della madre, quindi hanno pensato a sistemarsi investendo poco su se stesse. Questo le ha portate ad avere una soggezione, una condizione di debolezza, nel momento in cui sole non possono che accettare la violenza, perché altrimenti non saprebbero dove andare. Poi arriviamo ai casi estremi in cui l'uomo decide di far fuori completamente quello che prima era un amore per la vita, diventa un amore criminale, che in effetti con l'amore nulla c'ha a che fare. Grazie. Ed ora uno stralcio dell'intervento del tenente Loredana Lenoci, del nucleo operativo dell'Arma dei Carabinieri di Taranto. Ecco la presenza delle istituzioni, dell'Arma dei Carabinieri nello specifico, in questa lotta contro crimini efferati, crimini che nel 2016 non dovrebbero essere minimamente immaginati, figuriamoci se purtroppo posti in essere. Buonasera a tutti, ringrazio innanzitutto la dottoressa Giorgi per avermi offerto l'opportunità di partecipare a questa iniziativa. Saluto e ringrazio anche la dottoressa Piccolo, qui in sostituzione di Sua Eccellenza il Prefetto, e il mio comandante provinciale, il colonnello Andrea Intermite. Dunque, per quanto riguarda la violenza di genere, è un fenomeno direi sociale che interessa, è molto diffuso, interessa anche questa provincia. È un fenomeno purtroppo molto spesso sommerso e per questo sottodimensionato, che interessa tutte le classi sociali e non soltanto quelle degradate. L'Arma dei Carabinieri da sempre comunque ha posto la massima attenzione e sensibilità alla quotidiana azione di prevenzione e contrasto di questo fenomeno.
E tant'è che già nel 2009, con l'entrata in vigore della legge 38/2009, la legge anti-stalking, a livello centrale ha istituito, nell'ambito del reparto analisi criminologiche, una sezione atti persecutori che studia, effettua studi e monitoraggio del fenomeno della violenza di genere e fornisce altresì supporto all'arma territoriale con ulteriori approfondimenti su casi specifici, nonché formazione del personale dipendente. Nel 2014 il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha anche istituito una rete nazionale di monitoraggio che prevede la presenza in ogni nucleo investigativo provinciale di referenti territoriali qualificati in possesso di una formazione certificata specifica nel settore della violenza di genere, che fungono proprio da figure, da punti di riferimento per quelli che sono i comandanti territoriali ai vari livelli operativi, che poi in prima linea gestiscono e affrontano quelli che sono i casi di violenza di genere. E poi fungono anche da punti di contatto proprio con la sezione antipersecutori, laddove poi sono necessari determinati approfondimenti. L'Arma dei Carabinieri, tra l'altro, ha sempre tenuto molto alla formazione del proprio personale, una formazione che va al di là dell'aspetto professionale, tecnico, operativo di polizia giudiziaria, ma una formazione soprattutto umana. I nostri carabinieri sono tutti preparati ad affrontare qualsiasi tematica, soprattutto a livello sociale. D'altronde la figura del carabiniere è tradizionalmente vicina alla gente. E per questo motivo, tra l'altro, il nostro comando generale periodicamente emana, oltre ai vademecum operativi, studi di settore, anche circolari che poi diventano, formano oggetto di quelli che sono poi le istruzioni al personale dipendente da parte di tutti i comandanti a tutti i livelli operativi. Il Comando Provinciale di Taranto, tra l'altro, ha aderito al protocollo d'intesa a livello provinciale, ha aderito al protocollo d'intesa per la condivisione e la standardizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere. Un protocollo d'intesa che è stato siglato proprio sotto l'egida della Prefettura nel 2014 e a cui partecipano tutti i soggetti istituzionali, tra cui ovviamente le forze dell'ordine, la magistratura, l'ASL, presidi ospedalieri, centri antiviolenza, case rifugio, ambiti territoriali, e che prevede tra l'altro anche la formazione del personale, attività di formazione nei confronti del personale delle varie forze di polizia presenti sul territorio. Nell'ambito di questo protocollo è stato siglato anche un ulteriore protocollo operativo che risale proprio, è stato siglato proprio quest'anno, 7 aprile 2016, che prevede proprio la creazione di una rete di aiuto per le vittime di violenza, una rete di aiuto in cui ciascun soggetto istituzionale che per primo viene in contatto con la vittima di violenza diventa una vera e propria porta d'accesso all'intera rete, che si avvale tra l'altro in ogni ambito territoriale di un'equipe multidisciplinare costituita appunto da professionisti, quali appunto medici, psichiatri, psicologi, che ma l'accompagnano lungo tutto il percorso fino a giungere appunto alla propria autonomia, liberarsi appunto dalla violenza. Inoltre è previsto anche un piano di sicurezza che è necessario proprio per la messa in sicurezza della vittima, e non solo della vittima, ma anche di tutti quelli che sono i soggetti che anche in maniera indiretta sono coinvolti, vedersi i figli minori per esempio, e che prevede poi ovviamente la valutazione delle possibili iniziative per l'assistenza della vittima, come ad esempio l'individuazione di percorsi di ospitalità e reinserimento sociolavorativo, proprio per raggiungere anche quell'autonomia economica. Bene, è tutto per la puntata odierna di Polifemo. Siamo partiti dalla celebrazione dei 70 anni di Casartigiani Taranto, ci siamo occupati della vibrata ma sacrosanta protesta di Confcommercio Taranto in Consiglio Comunale nei confronti dell'amministrazione Stefano, rea tra virgolette di non aver
tentato mai il dialogo con la categoria e infine la celebrazione a Taranto della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Dunque ci lasciamo così, è tutto per questa sera, ci vedremo venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stesso canale, canale 78 del digitale terrestre Delta TV. E non dimenticatelo mai, non è venerdì se non c'è Polifemo. Polifemo, l'informazione libera della città. Buonasera.